Allora, adesso vediamo un cobra con una mobilizzazione del collo. Ci farà lavorare un pochino il grande dorsale e i tricipiti, oltre che gli addominali. Allora, ci andiamo a sdraiare. Le mani non sono davanti, sono all'altezza del petto, ben appoggiate a terra, sguardo al pavimento. Le cosce sono strette, i piedi stretti, ma bene le cosce strette. Da qua. Tengo la pancia, il sacro slitta lontano, quindi non è rilassata la mia schiena, ma la pancia è tenuta, il sedere è stretto e il sacro che sfugge lontano, qua sotto è leggero sotto la pancia. Da qua, inspiro, stendo le braccia. È normale che il bacino si sollevi, non devo collassare, devo tenere. Gambe lunghe e strette, spingo via. Fuori l'aria in una circonduzione, inspiro nella seconda e fuori l'aria scendo. Di nuovo e inspiro, senso opposto. E quindi inspiro e fuori l'aria, verso destra, inspiro e gomiti ben stretti a voi, l'ultimo, e va, e inspiro, fuori l'aria, dentro l'aria, e un'accortezza. Quando sono qua, state attenta a non finire in questa posizione, ma a spingere bene via il pavimento. La pressione è tanta, le cosce lavorano. Altra cosa, normalmente io inizio il primo giro della testa da un lato e poi dall'altro. La seconda volta viceversa, prima dall'ultimo lato dove l'ho girata e poi dall'altro, per rendere simmetriche l'inspirazione e l'espirazione.